trying to test it. About 20 times arrested, 2 times good and no comment, I guess they guessed it. Couple times better, no for instance. Ciao a tutti ragazzi, sono Jack, come state? Oggi in questo video voglio fare un tour in quello che è il mio workspace di Notion, vi faccio vedere tutto quanto, come mi organizzo le giornate, come organizzo tutte le task, come prendo nota delle cose che mi vengono in testa, quello che studio e tutto il resto e soprattutto come riesco a tenere tutto ordinato. Sto ancora facendo un viaggio nel cercare di capire ancora meglio come tenere tutto ordinato, infatti il workspace che vedete adesso è diverso da quello che avevo la settimana scorsa e quando uscirà questo video è già diverso da quello che ho effettivamente adesso che state guardando questo video. Però comunque adesso vi sto portando un punto in cui penso di essere stabile, nel senso che ho aggiunto le cose che mi servivano, ho trovato tante robe che mi possono essere utili e le ho implementate qua dentro, quindi non c'è altro da aggiungere, ma poi quello effettivamente si vedrà in caso vi aggiornerò anche in quel caso. Io direi comunque di non perdere altro tempo, noi ci spostiamo subito nel workspace di Notion. Allora ragazzi, siamo qui su Notion e adesso vi faccio vedere subito tutto quanto. Mi sono reso conto con il passare del tempo, quando feci ancora il video riguardo l'agenda, che io ero molto incasinato su Notion perché avevo a sinistra 5, 6, 10 pagine diverse e spesso mi trovavo a passare sempre tra le solite 4, 5 e quindi le altre mi davano solo tanti problemi perché non erano neanche settate chissà quanto bene. Quindi ho preferito prendere un'ora, un giorno e ho organizzato tutto quello che adesso andiamo a vedere assieme. Come vedete il mio workspace ha questo nome perché stavo studiando delle cose e mi uscì questo articolo che spiegava il significato, il termine felicità in diverse lingue del mondo. Ho trovato questa parola che sostanzialmente è come se fosse effettivamente una frase, un modo di vivere la vita e mi è piaciuta tanto, infatti è una cosa che sento tra virgolette più mia e infatti io l'ho chiamato così appunto proprio per questo, per dargli questo aspetto, ecco. La GIF che vedete qua sopra l'ho presa su gifi.com, non ci vuole molto, andate, fate tasto destro, trovate una GIF che vi piace, tasto destro, copia indirizzo, andate qua, change cover e mettete a posto. Io direi adesso di passare alla sezione, vi faccio vedere, ho diviso in daily, self e content e adesso vi faccio vedere le cose più importanti per ogni sezione. In daily ci sono le cose con cui vado ad interfacciarmi ogni giorno, come possono essere appunto l'agenda, la vision board, le cose legate al lavoro, l'agenzia, missione, questa è una cosa più di mindset, deep work session e habit tracker. Adesso vi faccio vedere la deep work session perché è una cosa veramente molto figa. Ho sostanzialmente trovato che il mio modo migliore, così tra virgolette, per lavorare è sicuramente quello di fare quante più sessioni possibili di lunga durata per cercare di appunto ottimizzare in quel periodo dove lavoro, farmi un 15-20 minuti di pausa nei quali appunto vado fuori, esco e proprio lascio la mente che assorba creatività e poi ritornare in ufficio, sto al PC e finisco le robe da lavorare. Infatti quando lavoro spesso, quando non mi metto in deep work session, spesso quando lavoro magari un'ora sto a fare una roba e 15 minuti faccio altro perché mi perdo e infatti questo mi aiuta tanto. Ho scritto qua anche diverse cose, qua ho scritto la stessa citazione che c'è nel post, seguite Obiettivo 1 milione su Instagram e qua ho messo le playlist che sostanzialmente utilizzo di più quando devo lavorare, questa di Drake perché è l'unico artista che riesco ad ascoltare quando lavoro perché non mi distraggo. E se no classica ragazza lo fai, ormai è classica quella penso. E qua vabbè c'è il pomodoro da 50 qualora volessi fare le sessioni da 50 e qua semplicemente un orologio così, giusto, non ha senso, solo così giusto per. Qua invece nella sezione self, per quanto riguarda il daily abbiamo finito perché il resto sono cose che vi ho fatto già vedere, almeno l'agenda, mission sono cose mie, stessa roba business related stuff e tutto il resto. Habit tracker, poi vi farò un video anche solo su quello perché è una cosa veramente troppo lunga. E self, abbiamo tutte le cose con cui mi interfaccio personalmente. Ci starebbero anche tante robe che andrebbero su daily, però ho preferito tenere più cose perché sennò devo tenere tre voci su self e tutto su daily. Allora, qua abbiamo il note taking system, le password, il journaling, le letture, discorso di personal brand, pianificazione dei viaggi, tre database incredibili che poi vi faccio vedere almeno uno e poi vi faccio vedere come funzionano gli altri,
e la bucket list. E adesso vi faccio vedere come ho impostato il life journal, che è veramente molto figo, e vi faccio vedere, tanto devo ancora fare quello di ieri. E sostanzialmente il template è questo qua, quindi scrivere tre cose importanti fatte, io solitamente ne scrivo tre, carta bianca con tutto quello che è successo oggi, che cosa in testa, i pensieri e tutto quanto. Seconda cosa, terza cosa, per cosa ti ritieni grato? Solitamente qua inserisco cose più spirituali, come può essere esempio ringrazio per essere vivo, queste cose qua. Oppure se magari è successo qualcosa di bello, magari ho chiuso un gran cliente o qualcosa, segno anche questo. E azioni spirituali per il domani, come può essere fare meno l'orgoglioso, essere più gentile, queste cose qua. Canzone Quote of the Day, non per forza correlate, ma una canzone che magari ho ascoltato 15 volte e una frase bella che mi ha colpito. Molto facile, ogni volta che faccio new vado qua, daily entry, scrivo solamente la data, così, e intanto, e poi pian piano segno tutto, schiaccio qua e sto a posto. Intanto qua me l'ha copiato due volte, ma fa niente. Dopodiché abbiamo letture, questa qua anche molto figo, qua vedete solo un libro, perché in realtà ho tutto il resto qua dentro, perché prima avevo un template diverso, infatti qua ce ne sono parecchi, infatti dovrei iniziare a portarli tutti qua dentro. Però sostanzialmente vi faccio vedere anche questo template. Questo qua sostanzialmente è un template che ho trovato in un canale. Funziona veramente molto veloce così. Qua si scrivono tutte le cose, quindi autore, genere, tutto quello che c'è qua. Qua si sceglie che tipo, qua si scrive l'impressione che ti ha dato il libro dalla prima pagina, dalla trama, tutto quanto. Il come vogliamo affrontare questo libro, quindi se vogliamo solo leggerlo così perché ci ha impressionato, se vogliamo solo dargli una lettura rapida, se vogliamo leggerlo rapidamente in tipo un capitolo, se vogliamo fare audible oppure leggere tutto il libro. E poi qua per ogni sezione ti dà tutte le opzioni, ecco. E qui c'è il libro in tre frasi, lezioni che puoi effettivamente implementare nella vita, le frasi più belle e il sommario con tutto quello che hai letto. Veramente molto figo come template, mi sto trovando bene, barra male, perché forse io leggo e scrivo e una lettura da 30 minuti diventa 40 anni, però va bene. Dopodiché, vabbè, personal brand e viaggi, niente. Resonance Calendar, incredibile, è un database nel quale inserisco tutte le cose che hanno a che fare con me, che mi sento più personali. E come faccio? Vado su una qualsiasi pagina, come può essere un blog, un video, utilizzo il Notion Web Clipper, che è un'estensione di Notion, appunto, che potete scaricare su Chrome. Vi automaticamente creerà questo link, questa pagina all'interno di un database che volete voi, e inserirà l'URL e tutto quello che c'è scritto nella pagina. Nei casi di YouTube inserisce solo l'URL, però nei casi veramente, ad esempio come i blog, così è incredibile, perché vi scrive tutto, raga, ve lo giuro, vi scrive tutto. Ad esempio questo qua, apriamo questo qua, no, sotto c'è scritto tutto quanto. E poi sono cose che quando mi metto in deep work session magari vado a studiare, vado a leggere e riprendo queste cose qua, così cerco di implementarle, magari se è qualcosa che mi può effettivamente servire. Cioè il 90% di quello che c'è qua dentro è tutta roba che mi serve, sia mindset, lato lavorativo, infatti lato lavorativo è in business utilities, il libro delle ricette c'è poco da spiegare, è lo stesso ma con le ricette. E quindi sì, sono cose che veramente mi servono tanto, perché mi aiutano veramente parecchio quando sono nei momenti un po' così, eccetera. Qua vabbè, content, YouTube video, qua ho due tipi di Tea with Jack, che è una nuova serie che dovrebbe partire, sto cercando di organizzarmi al meglio per portare una roba super di qualità. Infatti adesso sto finendo di organizzarmi un attimo le ultime cose, di parlare con le ultime persone che mi aiutano a fare sta roba, e poi vediamo. Intanto vi faccio vedere questo, perché tanto non è ancora niente di scritto, perché è già tutto nell'altro. Lo stesso template dei video, solo che sostanzialmente qua non c'è ancora niente. E infatti qua vedete ci sono le idee, poi quando le registro, quando sono in corso le metto qua, dopo che le registrate vanno qua, editate e poi pubblicate, poi una volta rimangono là. YouTube video qua non vi faccio vedere niente, perché ci sono tanti di quei video che non avete idea. Qua c'è il calendario, che è collegato sostanzialmente solo al calendario di Notion,
E ho fatto una modifica anche nell'agenda, infatti nell'agenda master page, quando vado a creare un nuovo template, infatti quando vado qua, una roba che faccio, bam, e ho tutto il calendario collegato. Infatti è comodo perché se no mi segnavo le cose da fare nei giorni e non riuscivo a starci dietro praticamente. Quindi qua intanto togliamo. Perfetto, qua c'è il calendario e qua arriva la parte un po' più particolare perché ho messo qua un widget del meteo, qua una foto della dea della vittoria, la dea Lada, e qui sostanzialmente solo il widget per tenere traccia dei bitcoin che grazie a Dio stanno salendo. E qua ci sono tutti i percorsi che metto appunto con i corsi, possono essere mentorship, può essere qualcosa che sto seguendo e quindi io metto qua dentro, vado su new, vi faccio vedere anche il template qua com'è, infatti anche questo voglio modificare, e questo è il template sostanzialmente, istruttore, l'argomento, il corso, il login e i dati, cosa importantissima, qua una descrizione piccola del corso, qua le sezioni, quindi magari capitoli oppure cose interessanti, qua file che possono andare nel corso, cose da segnare extra e basta, sostanzialmente quello. Cose da segnare extra si possono scrivere qua, ma ho scelto di metterle qua più che altro perché poi qui vado a modificare, vado a mettere altre cose tipo importanza, utilità, queste cose qua. Notating system, anche quello ho cambiato parecchio, infatti ho messo parecchie voci in più, personal, agenzia, i libri, le idee. Ultima cosa, vi faccio vedere il template del travel, dei viaggi. Devo ancora iniziare a modificarlo bene, infatti grazie a Dio ho fatto questo video e me ne sono accorto, lo modifico. Ho creato un template col quale, schiacciando qua, si crea questa nuova pagina, tutto quello che può servire ed è tutto qua. Oggetti da mettere in valigia, cosa portare, cose che riguardano il business, quindi attività legate al business da dover realizzare in questo viaggio, quindi è un viaggio di lavoro, vado perché voglio fare delle determinate cose e poi soprattutto personal, nel senso che cosa voglio vedere, che cosa voglio fare, escursioni e cose varie. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, è stata una cosa abbastanza rapida ma appunto non c'era tanto da farvi vedere. Sono molto contento e molto soddisfatto di come sta uscendo il mio workspace, sto cercando di migliorarlo sempre di più, però ho sto problema che mi dà fastidio vedere le cose allineate male e quindi spesso non metto nuovi template perché magari si allineano male e tutte queste cose qua, robe da fuori di testa, e quindi sì, sto cercando di migliorarlo ulteriormente proprio perché ho visto che facendo così ho migliorato veramente tanto l'ordine, ma in generale mi sento proprio più rilassato, più calmo, ecco. E infatti questa è una roba che mi sta aiutando veramente parecchio perché sono molto più chill. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, noi ci sentiamo alla prossima, qui da Jack è tutto, peace.